molto colpito quando durante il suo intervento ha specificato che in futuro noi per esempio avremo dei costi inferiori di giorno rispetto ai costi che sosteniamo di notte, perché con l'uso delle rinnovabili col sole spenderemo di fatto di meno, mentre avverrà questo cambiamento con i costi che saranno maggiori di notte. L'inverso di quanto viviamo oggi è come dire l'inizio di un cambiamento epocale e di questa fase di transizione energetica ambientale che stiamo vivendo. Sì, è uno dei segni, nel senso che il potenziale che abbiamo oggi di realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in particolare se vogliamo del solare, che è una delle tecnologie, ma forse la più promettente da un punto di vista quantitativo e di costo, è straordinario. E quindi oggi produrre energia dal sole costa molto, molto meno di quanto non costi produrla da altre fonti, dal gas in particolare. Le potenzialità di irradiamento nel nostro paese sono molto buone, i costi di questa tecnologia sono continuati a scendere e continuano a scendere nel tempo, abbiamo investimenti possibili e in corso in tutto il paese a livello di grandi impianti, ma abbiamo anche un paese che ha tanti tetti, abbiamo 10 milioni di abitazioni per esempio. Un altro contributo che ha portato estremamente interessante, ha detto ci sono 10 milioni di tetti che possono diventare un luogo in cui molti italiani potranno andare ad investire per risparmiare. Anche questo è un altro elemento lungimirante, no? Che guarda da una nuova visione del futuro. Sì, che però è già oggi accessibile come futuro. Anche lasciando da parte i condomini, che pure hanno anche loro dei tetti e delle superfici assolutamente disponibili per degli impianti fotovoltaici e che richiedono un po' di complessità per le decisioni a livello condominiale, ma prendendo le altre abitazioni ci sono appunto più di 10 milioni nel nostro paese di tetti, solo un milione o poco meno di un milione già coperti da pannelli fotovoltaici. Oggi mettere un pannello sul tetto vuol dire risparmiare fin da subito, fare un investimento che ha un ritorno a due cifre, quindi più di quanto possa essere qualsiasi altro investimento al quale oggi una famiglia possa pensare, avendo la certezza di ottenere quel ritorno, quel risparmio. Vuol dire aumentare il valore dell'immobile, vuol dire rendersi indipendente dalla rete e ridurre le proprie bollette evidentemente, vuol dire dare un contributo all'ambiente, quindi vuol dire tra l'altro anche avere il vantaggio dell'ecobonus che consente di dimezzare questo costo oggi, quindi ci sono tutte le condizioni, ancor più con questi prezzi folli del gas, per poter realizzare una rivoluzione che, come chi ha vissuto gli anni 90-80 ricorderà Bill Gates, che diceva un computer su ogni scrivania, ai tempi ci sembrava una visione irrealistica, oggi ne abbiamo due solo in tasca, o uno solo in tasca e uno sulla scrivania. Ecco, un pannello su ogni tetto credo che sia, per quanto riguarda questo nostro modo di ragionare, un po' la visione che vedremo realizzata nei prossimi anni. Senta, in Italia. Le chiedo un ultimo commento invece su quanto ha dichiarato il presidente di Esso Italia. A proposito del nucleare, noi diceva, quando frequentavo l'università, ormai più di 20 anni fa, si parlava di imminente possibile fusione, invece ancora non ci siamo arrivati. Lui dice siamo ancora in fase sperimentale. Da qui la domanda che ha fatto l'ex sindaco Albertini dicendo va bene, allora non è sul nucleare, o meglio ancora, il nucleare non è strategico per un incremento della produzione energetica italiana tanto quanto lo possono essere per esempio le rinnovabili, o diciamo c'è la necessità ancora di aspettare il nucleare quando avrà raggiunto un livello di sviluppo tecnologico tale da garantirci una sicurezza ambientale nella sua applicazione? Sì, non solo una sicurezza ambientale, una sicurezza intrinseca da un punto di vista di rischi, di incidenti e anche dei costi competitivi. La realtà è che la fusione nucleare è di là da venire,
non è un motivo questo per abbandonare l'opzione, perché è un'opzione che qualora si realizzasse cambierebbe in maniera significativa e positiva le prospettive, diciamo, di decarbonizzare le nostre società. Però oggi il nucleare che abbiamo a disposizione sappiamo che ha dei costi elevatissimi, delle complessità e dei rischi e delle incertezze che dissuadono gli investimenti. In Europa se ne fanno pochissimi e purtroppo sono investimenti che hanno enormi difficoltà a essere completati. Grazie.